Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo è successo quello che nessuno avrebbe voluto. Iliad sta rallentando la connessione dati. O meglio, la connessione dati non è mai stata veloce come quella Vodafone o TIM, ovviamente, perché comunque il prezzo è forse un terzo di Vodafone o TIM. Quindi a quel prezzo ovviamente non potevano dare la stessa connessione dati, però era una connessione dati che era più che sufficiente, anzi direi ottima, rapporto prestazioni prezzo. Io che l'avevo fatta all'inizio quando costava 5,99 euro, l'avevo fatta proprio nei primi giorni in cui Iliad era stata lanciata, e la connessione internet era, diciamo, discreta. Avevo fatto un test, avevo fatto un video che poi vi lascio qui in descrizione se volete andare a vederlo, e la connessione dati andava intorno ai, se non sbaglio, i 13 mega di download e forse di 18 in upload, adesso non ricordo bene, comunque una cosa del genere. Mentre adesso le cose sono cambiate. Dopo faremo il test, stessa location di dove l'ho fatto l'altra volta, quindi la ricezione a livello di diciamo segnale è lo stessa, l'orario è più o meno quello, sono circa le 9 di sera come l'altra volta, quindi diciamo che la situazione è più o meno la stessa di quella del video che avevo fatto quando avevo acquistato Iliad all'inizio. Perché Iliad, dopo aver lanciato la prima sim con l'offerta a 5,99 e 30 giga di internet, ne ha lanciata un'altra 6,99, cioè un euro in più, però 40 giga di internet. Adesso ha lanciato una nuova offerta da pochi giorni che è di 50 giga di internet a 7,99, che comunque anche a 7,99 è un prezzo ottimo, però con la velocità dati che viene data adesso non mi convince appieno, anzi proprio non mi convince, perché comunque adesso andremo a vedere il test e con la velocità che si ha adesso, cioè o meglio con la riduzione della velocità che c'è stata, direi che no, c'è qualcosa che non va più tanto bene. È vero continuare a regalare giga, cioè prima 30, poi 40, poi 50, però ad una velocità che viene data adesso anche no, perché poi guarderemo bene il test, ma il download è diventato veramente veramente troppo lento, cioè ne viene dato veramente troppo poco. L'upload è rimasto altissimo, che quello va bene perché comunque avere tanto upload è importante, però il download non deve scendere sotto un minimo, sennò veramente diventa difficile anche guardare un video in streaming su YouTube in full HD. Quindi direi che non mi convince più per le prestazioni. Non so se è stato voluto questo rallentamento del, diciamo, della quantità di dati data. Non so se è stato voluto questa riduzione della velocità dei dati, o se invece è solo, diciamo, che le infrastrutture di Wind e 3, cioè questa infrastruttura a cui Iliad si appoggia in questo momento, non stanno reggendo la quantità di gente che ha fatto diciamo l'abbonamento a Iliad, perché comunque se andiamo a guardare quanta gente c'è che lo fa online, e se avete visto nelle macchinette che distribuiscono le schede SIM che ci sono nei centri commerciali, c'è sempre la coda così a fare queste tesserine Iliad. Quindi probabilmente un po' forse Iliad ha voluto diminuire, o forse non ha voluto diminuire ma è diminuito perché le infrastrutture non stanno reggendo. La quantità di gente che sta scegliendo Iliad come gestore telefonico, probabilmente le infrastrutture non stanno reggendo. Quindi la cosa secondo me potrebbe solo peggiorare andando avanti questo passo, perché comunque la gente continua a essere tanta che sta facendo Iliad. Comunque facciamo il test e poi valutate anche voi, poi chi ce l'ha già probabilmente può dire la sua. Nel mio caso adesso è così, allora, o meglio nella mia zona adesso è così. Quindi ragazzi, il risultato del test è questo, tirate voi le conclusioni tra questo e questo. Questo era come era prima e questo come adesso, stessa location, orario più o meno simile, erano le 9, 9 e mezza anche allora, sono le 9, 9 e mezza adesso, quindi l'orario è simile, location la stessa, risultati molto molto diversi.
Quindi è inutile che poi ci abbiamo telefonini con display strafighi che hanno risoluzioni altissime, però il video in YouTube me lo devo guardare in 480, perché se lo metto in Full HD a 60 fps, se il video ovviamente è in quel formato, non me lo fa vedere o si ferma ogni 3 secondi a caricarlo, ma nella maggior parte dei casi ho visto che non me lo fa neanche partire. Secondo me il giochino che sta facendo Iliad è sul fatto che una volta che un utente passa da Vodafone o TIM, cioè comunque questi gestori o anche Tre o Wind, ma soprattutto Vodafone e TIM, questi gestori che hanno prezzi alti come offerte nei loro pacchetti telefonici, diciamo che Iliad secondo me sta facendo il giochino che una volta che uno è abituato a pagare, che ne so, per tanto tempo, non so, 15 euro al mese o anche di più, anche 20 euro al mese o cose di questo genere, adesso sta pagando, che ne so, 5,99 euro come il mio caso perché l'avevo fatta subito, ma anche 6,99 o 7,99 come è tuttora il prezzo di Iliad. Difficilmente poi cambia per andare a pagare il doppio o il triplo di quello che sta pagando. Quindi secondo me Iliad sta giocando un po' anche in questa cosa psicologica nelle persone, cioè che uno quando è abituato a pagare poco, o meglio si abitua a pagare poco, per tanto tempo ha pagato tanto e adesso si abitua a pagare poco, difficilmente ritorna a pagare tanto. Quindi probabilmente la gente piuttosto che tornare a pagare tanto si adatta ad avere un traffico dati così basso, che però secondo me adesso è veramente troppo basso. Non so se sta facendo la stessa fine o se invece diciamo, ha delle strutture diverse, quindi può mantenere delle prestazioni più elevate anche con un'affluenza di gente alta, però Iliad secondo me in questo momento veramente ha avuto un tracollo esagerato. Quindi ragazzi, ditemi la vostra, non so se anche a voi vi succede la stessa cosa. Vi ripeto, io il test l'avevo fatto all'inizio, quando era uscito Iliad, avevo fatto la schedina appena uscita, quindi eravamo ancora in pochi ad averla e le prestazioni non erano male, non erano paragonabili a Vodafone o TIM, però erano più che buone per quello che si andava a spendere. Adesso sono diventate veramente veramente scarse, cioè quasi inutilizzabili. Quindi questo traffico dati adesso è un po' nullo. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!